27 ottobre 2021. Scattano decine di perquisizioni della DIA di Firenze, fra la Sicilia e Roma, per verificare una rete di soggetti che avrebbero coperto le azioni di Giuseppe Graviano. I provvedimenti sono firmati dai procuratori aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco. Su queste perquisizioni si sono accesi i riflettori dei media, per quanto detto ai PM da Giuseppe Graviano in riferimento a Silvio Berlusconi. Vediamo insieme i passaggi cruciali. Mio nonno mi viene invitato a investire dei soldi a nord. Viene invitato da persone, chi? Io ti piacevo, da persone di via Malaspina, della zona di Malaspina. Sì. Io adesso le sto dicendo, poi se lei faccia le domande. Cioè, in quale anno viene invitato suo nonno a investire soldi al nord? Che adesso la data precisa è quando muore la signora Serafina. La signora Serafina era sposa, io non lo so di preciso, se 70, 71, 72, era sposata con Salvatore Di Peri, che già era defunto. E quindi viene invitato a investire dei soldi al nord, in quale campo e per realizzare che cosa? Nell'edilizia, perché prima andava forte l'edilizia. E poi tutto quello che è successo, perché il contatto con il signor Berlusconi, glielo dico avanti, già glielo anticipo. E con il signor Berlusconi, mio nonno, avevano chiesto 20 miliardi e ingiava 20 miliardi, e se aveva, tutto quello che si faceva il 20% era di mio nonno. Di chi è che portava questi soldi? Poi l'investimento venne fatto. L'investimento venne fatto. Sì. Sì, adesso se lei non mi fa... Prego, vuole, completo, io completo. Prego. Lei quando mi vuole bloccare, mi blocca. No, lei vada, capito, lei evidenzi però i passaggi salienti, poi se ci sono approfondimenti da fare, io prendo spunto da quello che lei dice. Prego. E gli hanno chiesto 20 miliardi di lire e veniva concesso il 20%. Mio nonno si rivolge a mio papà. Mio papà dice, io non faccio queste cose, perché a me piace nelle cose partecipare, io me le devo curare le cose mie. E quando il collaboratore di giustizia di Gallo, io non l'ho letto in nessun verbale, ma l'ho sentito tramite i mezzi di informazione, parla che mio papà aveva società con queste persone a nord Italia, è una bugia, perché mio papà ha detto a mia nonna, non solo a me non deve parlarmi più di questa situazione e non coinvolgerà i miei figli, devono stare lontano da questa situazione. Quindi la cosa vera invece era che suo nonno fosse in società con queste persone. Sì, ma mio nonno non aveva 20 miliardi, quindi si è rivolto ad altre persone. Sì, prego. Fra voi, mio nonno è riuscito a raggruppare 4 miliardi e mezzo. 1,5 miliardi gliel'ha consegnato il signor Antonio La Cotta, che questa abitava, era nell'ambito della pasticceria di ristorazione, dietro la sala epidesse del signor Lombardo Sebastiano, che si parla qui, no, parente di contorno, l'altro Lombardo Sebastiano. Sì. Poi 10 miliardi si chiama Alfano Callo, e queste sono ricchi, tutte persone che stanno abbastanza bene, ricchi, non di loro, dei nonni. Poi gli altri 6 miliardi che mancavano, che non si è raggiunta proprio tutta, mancava a livello qualche cosa, erano il signor Matteo Chiazzese. Però questo muore dopo qualche anno, 74, 75, e curava su interessi il fratello Salvatore Chiazzese. Però questo signore, gli scompare un figlio nell'81, che lo mettevano vicino a Giovanni Nogrei, e non ha chiesto, non si è fatto più sentire su questa situazione, non ha voluto mai più sapere di questa situazione, cioè ha abbandonato la sua porta. Poi gli accedono la signora Serafina, cioè figlio Angelino, 2 miliardi,
che questi sono Giovanni Giacomo, ne parla abbastanza di queste persone, che le conosce abbastanza, più di me forse. E poi l'altro che è ricazzese, gli ho detto tutto, queste erano le sue. Che succede? Dopo che muore mio papà, siamo io ero a lutto ancora, mio nonno dice a me e mio cugino Salvo, è Graviano Salvatore, figlio di Benedetto, fratello di mio papà, che non era nipote di mio nonno, però camminavamo sempre assieme con mio cugino Salvo, e quindi mio cugino Salvatore è cresciuto, visto che il papà aveva anche i suoi appartamenti, è cresciuto con noi. Mio nonno, per mio nonno era come un nipote. Cosa succede? Quando muore mio papà, mio nonno a me dice la verità, dice che c'è questa situazione. Io ormai i miei anni sono in età avanzata. Quindi le dice, mi scusi, sono in società con i venditori del nord, e le dice con chi? Sì. E quali nomi le fa in quell'occasione? Cosa? Quali nomi le fa di questi imprenditori del nord in quell'occasione? Dottor, io lo sto spiegando, dottor. Prego. Quindi dice stessa situazione, io sto andando avanti, tuo papà non vuole che avete a che fare con queste persone, però io non ho altre persone a chi rivolgermi. Con i tuoi fratelli non ne parlo completamente, perché so com'è. Io e mio cugino Salvo abbiamo detto sì, dobbiamo riflettere e ti diamo una risposta, perché noi ci consigliavamo, vedendo una persona, non che mio nonno non era saggio, abbastanza saggio, però un consiglio in più non fa male, ci siamo consigliati con il signor Giuseppe Greco, il padre del signor Michele Greco, che era una persona abbastanza saggia, voluta bene da tutti, diceva. Quindi questo succede prima della morte del signor Giuseppe Greco, che poi noi siamo, io e mio cugino siamo andati al funerale, quindi le date le potete risalire, io non le ricordo, però portava il lutto in quel periodo. Ecco, le hanno detto, dice, certo qualcuno la deve portare avanti questa situazione, quindi dice non penso che tuo papà, perché non sapevamo che doveva andare a finire così. E abbiamo deciso di sì. E siamo partiti per Milano. Mio nonno mi ha fatto togliere il lutto per non presentarmi, che dava occhio al lutto. E si è presentato a noi il signor Berlusconi, ci ha raccontato com'è, che cos'era la società, e abbiamo visto, mio nonno era seguito da un avvocato, se non erro, nell'82, Canzoniere di Palermo, c'era la carta scritta con tutti i nomi di Alfano Gallo, Antonio Lacorte, tutto, era una carta privata, perché mio nonno ha detto sì, per adesso così, però noi dobbiamo iniziare ufficiali, scritti, che facciamo parte della società, anche perché quelle persone che avevano investito i soldi dicevano no, noi dimostriamo, perché tutto il nostro è tutto lecito, noi vogliamo essere partecipi. Però questa cosa si andava a procrastinare come pensavo. Dove avvenne il primo incontro tra lei e Berlusconi? Io, se non erro, è l'hotel Quark. Perché io dico l'hotel Quark? Perché in questo hotel io poi l'ho frequentato e non capisco come mai. Un esempio, io ho trascorso la notte di Capodanno, il Veglione, 89-90, all'hotel Quark. Poi quando è salito D'Agostino, sono stato io a dire di andare all'hotel Quark, che allora beccavano l'hotel Quark. Quindi io, se non erro, ero all'hotel Quark. Chi era presente? Che succede per lei? Chi era presente tra lei e Berlusconi? Mio cugino Salvatore, mio nonno Quaternario Filippo, che si è presentato. Quindi Berlusconi era solo? Sì, solo, no, era solo cugino. Prego, prosegua. Quindi cosa? Prosegua, prego. E poi io casco la tante, perché nell'84, 27 ottobre, 24, 25, in questo periodo, ricevo il mandato di cattura di
che poi sono entrate in macchia del processo, con le dichiarazioni di Salvatore Contorno, che sono i 127, che lui ha detto 2 anni prima dell'attentato, lui ha avuto l'attentato 81, tutti i figli di Michele Graviano mi sono stati presentati come uomini d'onore a casa di Giuseppe De Maggio, che poi avvocato anche a registrazione, non so, sul sito internet, che dice: ma io non conosco i figli di Michele Graviano, però io ho preso una condanna, ma che se processi, mio fratello di 5 anni e 4 mesi, con l'indicazione di Salvatore Condono, e poi in appello si è aggiunto ma a noi, e poi ne parleremo più avanti. Quindi la situazione la comincia a seguire mio cugino Graviano Salvatore. Che se non ricorda il nome della società in cui voi siete entrati? No, io non lo so, c'era questa carta privata che parlava dei soldi e che a breve si dovevano entrare queste persone come cioè scritte nella società, inutile, no, occulte come è stato fatto. Quindi siete entrati formalmente in quella società o siete entrati attraverso prestanome? No, aveva sempre tutto, dirigeva questo imprenditore del nord. Mi sono spiegato, però sì. Si doveva entrare formalmente, non noi, mio nonno, e quel nome che ho detto poc'anzi. Perfetto, che avevano investito i soldi, perché erano quelli che sollecitavano, che esistevano, che si doveva fare quell'intervento. Volevano essere scritti, perché loro non temevano niente, in quanto era tutto dimostrato. Perché quindi lei e suo cugino affiancavate suo nonno per quale motivo? Perché mio nonno era già superato gli 80, era successo quello che era successo. Dice bene che siete a conoscenza anche voi. Benissimo. Perché quindi dovevate essere pronti a prendere il posto di suo nonno praticamente. Perché poi mio nonno è morto. Certo. Io non ricordo, io ero in Sardegna quando è morto mio nonno. Poi questo è avvenuto, quindi lei e suo cugino avete preso il posto di suo nonno. Sì, in particolare mio cugino, perché io ero latitante. Benissimo, prosegue. E si andava avanti con questa situazione. Ogni tanto faceva avere qualche cosa di soldi. Mio cugino, invece di dividerla ai soci, lui investiva, perché dice che facciamo, e poi quando si entra in società faremo. E ha investito, un esempio, il costruttore Gaetano Gioè, non che ha investito come società, aveva comprato il locale in via Francesco Lacolla, aveva dato per 600 milioni, non mi ricordo quanta era questa cifra, però poi non si sono messi più d'accordo e il signor Gaetano Gioè ha restituito i soldi. Però è inutile che io racconto questa cosa, passa avanti, ricordi la domanda iniziale, quindi adesso stiamo arrivando, sì, diciamo, ad argomenti che mi sembrano attinenti a quella domanda, prego. Che succede? Nel 93 c'è una riunione di nuovo a Milano, io, mio cugino Salvo, e il mio cugino Salvo con lui mi ha detto: vieni anche tu all'appuntamento. Nel 93 quando, Graviano? Che il 93? Fine 93, forse dicembre. Perché si è arrivata veramente alla conclusione che si regolarizza questa situazione. Va bene, che succede? Fin da noi? E si fissa l'appuntamento, si fa questo incontro, si fissa l'appuntamento che dovevano salire il signor Fano, tutte queste persone, febbraio 94, cioè a Milano. Quindi mi scusi, nel dicembre 93, sì, che appuntamento c'è? C'è un appuntamento preliminare per fissare una riunione poi del 94? Allora, c'è un appuntamento che, siccome aveva detto di sì il signor Berlusconi, sì, mio cugino mi ha detto, dice: senta, vedo che intenzione ha, se viene anche tu e ascolta tutto. E c'è stato questo appuntamento. E nel dicembre 93, quindi vi siete incontrati lei, suo cugino e Berlusconi? Sì. Dove? Sì, a Milano c'è. Alla presenza di chi? Berlusconi anche qui era da solo? Sì, da solo. Io, se c'erano altri, io non chiedevo chi erano e chi non erano, non mi interessava la cosa. No, però dobbiamo capire se nella stanza dove è avvenuto l'incontro eravate solo tre persone o se c'erano persone che lei non ha riconosciuto.
Bene, se c'era qualche altra persona che io non ho riconosco. Quindi non era solo, così. C'erano persone che non le sono state presentate. Sì, diciamo Maya, sì. Prego. Quindi di che cosa discutete in quell'incontro e che programmi fate? Di formalizzare questa società. Quindi mio cugino, cioè, fino a quel momento voi eravate soci occulti in quelle società? No, cioè... noi, io non ho la società. No, ho capito chi, i soggetti che ho indicato prima. Mio papà ha detto non vi permettete, perché mio nonno ha parlato chiaro, ai miei sì, figli sì, ma non sto non parlando ti di lei persona fisica, Graviano, capiamoci. Sì. Lei ha fatto riferimento ad altri soggetti che hanno investito, quindi sì, fino a quella beh, data sì, i nomi di quei soggetti non apparivano. Non apparivano, ma c'era una carta privata che io l'ho vista, sì, l'ho letta questa carta privata, questa sì, carta privata, la copia di mio nonno ce l'ha mio cugino Graviano Salvatore, sì, mi sono spiegato, e con il nome di tutti, con la firma di imprenditore del Nord. Ma che perché lei continua a dire imprenditori del nord? Cioè quello è uno, imprenditore del nord è uno. Va bene, per non ripetere sempre lo stesso nome. Ah, ecco. Prego. E si fissa questo appuntamento per febbraio, sì, il 14 o il 16. Quindi programmate un nuovo incontro per febbraio 94. Sì. Sì, per formalizzare l'ingresso di quei soggetti nelle società immobiliari di Berlusconi. Sì. Prego. Il 27 gennaio io vengo arrestato a Milano. Un arresto anormale, ero già latitante per l'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima, giusto? Che poi sono stato anche assolto, ma ero latitante in quel periodo. Senta Graviano, ma... Scusi, così comprendo se... Prego. Io facevo, ve lo dirà, non lo so se l'avete interrogato, no? D'Agostino, quando arrivava a persone, mi riportava a fare shopping in via Monte Napoleone, via Sant'Andrea, via... Quindi senza particolari precauzioni, ho capito. E frequentavo il ristorante tranquillamente, ah, e ogni sera... o andavo al cinema o a teatro tipo a Manzoni o l'Ecobaleno, una vita normale di divertimento, perché la vita è divertimento. Senta, mi faccia capire una cosa, ma Milano 3 dove avvenne l'incontro era l'investimento immobiliare che era stato fatto con quei 20 miliardi di cui lei ci parlava prima? Allora, i 20 miliardi, il 20% riguardava tutto ciò che partiva dal 1970, 71, 72, 69, non mi ricordo la data precisa, e Milano già faceva parte anche di questo, perché un giorno mia cugina Omegna mi ha detto, sai, mi ha dato un appartamento a un ufficio, un appartamento, io ci sono stato in questo appartamento, a Milano già. Dice, oh, le chiavi, se dovesse necessitare, ma io non andavo in questo luogo perché a Omegna era una pace dell'angelo. Era un appartamentino, vuole spiegato come Milano c'è o non necessita? No. L'appartamentino quindi poteva servire anche a lei per la sua latitanza, questo sta dicendo. Perché della mia latitanza serviva a mio cugino Salvatore quando saliva a Milano. Benissimo. Quindi... Per evitare forse alberghi e tutte... perché mio cugino... era libero, non era latitante, non aveva nessuno, era incensurato, però sempre... Quindi per mi scusi, questi... lei nel dicembre del 93, quando vi incontrate a Milano 3 e programmate l'incontro del febbraio 94, ricava la certezza che i 20 miliardi sono stati investiti e che tra gli investimenti c'è anche Milano 3. Tutto ciò che ha costruito, c'erano le televisioni, canale C, tutte le Mediaset, tutto era che faceva parte di questa... Tutto. Quindi i passaggi delle intercettazioni tra lei e Adinolfi. Stavolta non lo so, no, non è fino a Sabatino, non abbiamo mai il grado.
cui lei dice di aver avuto quindi una frequentazione diretta con Silvio Berlusconi sono veri alla luce di quello che lei ci sta dicendo oggi, e sono questi incontri di cui ci sta parlando oggi? Sì, ma i miei incontri, era mio cugino Salvatore che aveva, io al massimo tre volte l'ho incontrato, non di più. Vabbè, era mio cugino Salvatore. Perché lei parla di incontri diretti in queste intercettazioni, lei lo racconta da Dinolfi, tra lei e Berlusconi, quindi sono gli incontri di cui ci sta dicendo adesso. Sì, sì. Senta, e quando è che, perché io lo ricavo sempre dalle intercettazioni che ho davanti, e in particolare dal colloquio del 10 aprile 2016 che abbiamo anche richiamato prima, quando è che Berlusconi vi dice per la prima volta che ha intenzione di scendere in politica? Allora, nel 1992, no, come dicono a volte 93, già il partito Forza Italia già era preparato prima nel 92. Ma e più che quello dice, parla... come vi arriva questa informazione? Le dico che cosa succede. Prego. Io sono Omegna, più che me ne parla con mio cugino Salvo, e lui gli propone a mio cugino Salvo, dice: sai, sto facendo questa situazione, mi potete dare appoggio giù in Sicilia. Siamo nel 92, prima del 92, in questo periodo.